Ecco che si è visto un attimo una componente a 60 kg, ci sono delle portate, ecco adesso questo è sicuramente uno Starlink perché si vede la famosa portante. Probabilmente ci sono due Starlink, la sua seconda diciamo armonica e magari l'altra rete. Ecco, poi si è visto, si vede alzare il rumore. Accendere e spegnere, questo sembrerebbe che possa essere i dati internet invece larga banda di cui io ricevo solamente un pezzettino. Adesso arriveranno quelle tre portanti lì, vediamo, dovrebbe teoricamente venire fuori una valanga di segnale demodulato, difatti si sta alzando. Ecco la seconda portante che entra, ecco il picco. Vediamo quando entra la terza cosa succede. Diciamo, i satelliti si spostano, il trombino è abbastanza direttiva. Ecco, adesso invece c'è molte portanti all'interno della banda demodulata, siamo addirittura andati fuori scala, con quasi tutte e tre le componenti, di cui una non si sa se Starlink o qualcos'altro. Comunque il traffico è intenso. Si vede dallo spettro RF, e in questo momento i segnali sono piuttosto forti. Si è visto di nuovo un cambiamento, ecco. C'è qualche cambio nel fondo e si vede anche qua. Beh, sì, in questo punto qua. E questo dà l'idea di essere l'estrema propaggine della modulazione a 240 MHz di larghezza di banda, che qui invece si vede solo un pezzettino perché vediamo circa 2,5 MHz. Comunque i beacon sono chiaramente visibili sia in RF che in demodulata, anche se non sempre. Tutto da scoprire.